Ciao a tutti, oggi nella rubrica Notizie e curiosità sull'olio extravergine di oliva parliamo dell'utilizzo dell'olio in cucina. Ma prima lasciami un like e iscriviti al mio canale. Sapevi che l'olio extravergine di oliva utilizzato in cottura migliora le caratteristiche del cibo? Sebbene i benefici dell'extravergine siano massimi quando è utilizzato a crudo, anche il suo utilizzo in cucina migliora le caratteristiche del cibo che stai preparando. Questo è dovuto alle proprietà degli antiossidanti contenuti nell'extravergine, che durante la cottura si trasferiscono in parte al cibo, proteggendolo e limitandone le azioni dannose dovute alle alte temperature. Ma scopriamo insieme tutti i benefici dell'utilizzare l'extravergine in cucina. È ormai noto a tutti che l'olio extravergine di oliva è il condimento ideale a crudo, grazie alle sue capacità di esaltare il sapore degli ingredienti. Tutte le sue caratteristiche organolettiche, dal profumo al gusto fino alle sensazioni percepibili al momento dell'assaggio, valorizzano i cibi con cui entra in contatto. A seconda della ricetta sarà preferibile scegliere un olio extravergine di oliva delicato che lascia i profumi e i sapori del piatto il ruolo di protagonista, oppure un olio dalle note aromatiche più intense, fruttate o piccanti, in grado di donare carattere ad una ricetta. Poi abbiamo la marinatura. Marinare le carni in extravergine prima di arrostirle o di cuocerle limita la produzione di sostanze potenzialmente cancerogene, che tipicamente si generano durante la cottura con barbecue o griglia. L'altro utilizzo è la frittura. L'extravergine è adatto perché ha un punto di fumo molto alto, circa 200 gradi centigradi. Il punto di fumo, per chi non lo sapesse, è la soglia oltre la quale si vengono a creare le maggiori degradazioni nocive. Inoltre, gli alimenti fritti con extravergine assorbono parte degli antiossidanti. Tieni presente che la frittura degli alimenti deve essere fatta però rispettando certe regole, che sono quelle di non mescolare l'olio con altri grassi vegetali, non utilizzarlo più di 2 o 3 volte e di immergere l'alimento quando l'olio ha raggiunto almeno i 180 gradi centigradi, temperatura che poi può essere ridotta a 150 quando friggiamo vegetali contenenti molta acqua. In un altro video parlerò nello specifico di come usare al meglio l'extravergine in frittura, quindi metti like al canale in modo da essere sempre aggiornato. L'altro utilizzo in cucina è per il soffritto, che fatto con l'extravergine si ha un buon scambio di antiossidanti che migliorano appunto le proprietà nutrizionali del prodotto cotto. Dopo il soffritto abbiamo la cottura al forno. L'olio d'oliva è consigliatissimo anche per le cotture al forno perché, oltre a reggere perfettamente le alte temperature, arricchisce di sapore ogni piatto. Puoi metterla alla prova per preparare pesce al cartoccio, prelibati arrosti, verdure gustose, patate croccanti. E un altro utilizzo è quello di preparare i dolci. Puoi sostituire il burro con l'olio d'oliva. È un'ottima soluzione. Puoi ottenere un bel risultato leggero, ma anche profumato, soffice e digeribile. Tieni presente che 100 grammi di burro equivalgono a circa 80 grammi di olio. Come potete vedere, in qualsiasi maniera lo si utilizza, l'olio extravergine di oliva è ottimo in tutte le preparazioni. Oltre ad esaltare i profumi e i sapori, rende più salutare il cibo che andiamo a preparare. C'è da dire però che non tutti gli extravergini possiedono queste proprietà. Facciamo riferimento solo ad oli di ottima qualità, con un'acidità sotto lo 0,3 e un alto numero di perossidi. Chiaramente più scende la qualità dell'extravergine e minore saranno i suoi benefici. Per questo è indispensabile acquistare solo il puro extravergine. Noi Fratelli Carbone lo produciamo naturale e genuino come si faceva una volta e puoi averlo dal frantoio a casa tua senza intermediari. Basta visitare il nostro shop online www.fratellicarbone.it oppure telefonarci al numero 0835 195 0012. Saremo felici di consigliarti al meglio. Spero che questo video ti possa essere utile. Se ti è piaciuto, lasciami un piccolo like e iscriviti al mio canale. E per qualsiasi domanda, scrivimi pure nei commenti. Sarò felicissimo di risponderti. A presto, ciao!